Grande partecipazione per la kermesse podistica di Corsa per Serino, memorial dedicato a Felice Pelecchia, podista scomparso nel 2007. In 250 hanno percorso le strade serinesi, 10 km, del comune del sindaco Pelosi. La gara è stata organizzata nei minimi dettagli dalla SD, Movimento Sportivo Bartolongo, in collaborazione con la Fidalcampagna. Hanno partecipato inoltre alla corsa anche due campioni di ultramaratona, Vincenzo Santillo, vincitore della Cross Apulia 2023, e il pluricampione di maratona estrema Modestino Preziosi. Giglio Iannone della Carmax Camaldolese, con il tempo finale di 34 minuti e 39 secondi, si è aggiudicato per gli uomini la kermesse. Secondo posto per Massimiliano Fiorillo della Dynamic Fitness, sull'ultimo gradino del podio Antonio Lopardo della Metal Fervienza, mentre per le donne, con il tempo di 43 minuti e 28 secondi, a staccare per primo il nastro è stata Monica Alfano della Costa Namalfi, seguita dall'irpina Antonia Argenziano della Montemiletto Team Runner e Nadia Cozza dell'Atletica Salerno, che ha chiuso al terzo posto. La seconda edizione di Corsa per Serino è destinata a diventare un appuntamento fisso nel calendario podistico campano, un evento che unisce sport, memoria e solidarietà, un'occasione per ricordare un grande atleta e per promuovere i valori sani dello sport e della vita.